Quali sono le procedure necessarie per garantire sicurezza nei cantieri? Sicurezza nei cantieri è sicuramente un paradigma molto complicato da tutti i punti di vista. Sicuramente l'obiettivo di portare il rischio a quasi zero nei cantieri e anche nei luoghi di lavoro è sicuramente quello di una sinergia fra tutti gli attori che partecipano al mondo sicurezza. Quindi a volte viene visto il professionista come l'unico soggetto sicuramente qualificato, ma che può ridurre questo rischio. In realtà questa sensibilità deve avvenire anche per i committenti e ovviamente i datori di lavoro e le imprese. Passa anche attraverso dei buoni regolamenti, ecco, mentre sto parlando oggi la Regione Piemonte ha redatto dopo qualche anno un regolamento in merito ai sistemi anticaduto, un regolamento fatto molto bene, e noi applaudiamo perché sicuramente uno dei rischi principali è quello della caduta dall'alto, quindi sulle coperture e non soltanto. Quindi sicuramente avere una buona norma aiuta poi l'applicazione sia del professionista e sia ovviamente del committente che il titolare dell'azione. Come si fanno i controlli? I controlli, in realtà il professionista, architetto, ingegnere, geometra, è già un controllore, ahimè però è investito a volte di strumenti, o meglio anche di sanzioni, che probabilmente sono eccessive rispetto alla sua competenza, perché sicuramente ha un ruolo illuminato, ha un ruolo tecnico, ma talvolta l'errore è verticale all'impresa stessa, parlo nei cantieri. Il coordinatore deve occuparsi dell'alta vigilanza dei cantieri, non al rischio della singola impresa, che ovviamente è a capo al datore di lavoro e a tutta la filiera dei soggetti del titolo primo. Gli ispettori dello Sprese e tutti gli altri organi ispettivi, ispettorato, ARPA, Vigile Fuoco, fanno ovviamente il loro compito, ma devono capire che talvolta, oltre alla parte repressiva, è veramente molto importante la parte preventiva e quindi di concertazione con gli ordini e i collegi professionali.